Ve lo dico immediatamente, se questo video raggiungerà almeno 10.000 mi piace, preparatevi perché io e il buon Fabio andremo a fare le nostre prediction anche sui marcatori di questo europeo. Quindi fateci vedere tutto il vostro supporto e detto questo vi ricordo, se volete restare sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore ma anche sul mondo del calcio in generale, che c'è un modo completamente gratuito per farlo. Vi basterà passare sul link in descrizione e scaricare OneFootball. Risultati delle partite in tempo reale, statistiche, notizie, curiosità. Ragazzi, tutto a portata di app e in maniera completamente gratuita. E mo vai col video. Questo è di gran lunga il video che tutti voi stavate aspettando. Ebbene sì, perché quello che abbiamo fatto con la Serie A, anzi quello che facciamo sempre con la Serie A, abbiamo deciso di farlo anche per l'Europeo. E quindi andremo a fare le nostre prediction di tutto l'Europeo. Chi passa i gironi, ottavi, quarti, semifinale, finale e... eventuale vincente. Certo, ovviamente. Detto questo, ciao ragazzi, ben ritrovati. Vi invitiamo a lasciare una marea di mi piace su questo video. Se volete poi la reaction a fine europeo delle nostre prediction, quindi tenetele forte, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Stessa cosa sul secondo canale YouTube, canale di calcio completamente parallelo a questo, tutti i giorni bombe di calcio mercato pazzesche. E terzo canale YouTube, canale non di calcio. Io non so da dove cominciare, ma onestamente comincerei. Io comincerei dai gironi. Che cosa ne dici? Ovviamente si deve partire dai gironi. Io farei in questo modo. Visto che comunque passeranno agli ottavi le prime due di ogni girone e verranno poi anche calcolate anche le migliori terze che passeranno agli ottavi, partiamo dalle prime due di ogni girone e poi diciamo le nostre migliori terze a quale gruppo appartengono. Va benissimo così. Allora io ti leggo il girone A, sì, ti leggo le quattro squadre e sì, tu mi dici chi secondo te passa. Perfetto. Alla fase successiva, da prima e da seconda, e così via per tutti gli altri gruppi. Fate le vostre prediction anche, mi raccomando, qui sotto nei commenti. Va benissimo, vai. Girone A, Turchia, Italia, Galles e Svizzera. Chi passa secondo te da prima e da seconda? Italia prima, Turchia seconda. Tocca a me, vai. Dico Italia prima, ok, e Turchia seconda. Ah, anche abbiamo avuto la stessa chiave di lettura. Ho fatto un pronostico simile al tuo. Okay. Infatti potrebbero dire la Svizzera, no, novi. Andiamo avanti. Gruppo B, Danimarca, Finlandia, Belgio e Russia. Tu chi hai pronosticato come prima del girone e come seconda del girone? Belgio prima e Russia seconda. Hai messo uguale pure a sto giro. Belgio prima. Ok. E Russia seconda. Cioè, va a finire che pronostichiamo la stessa? non lo so, vediamo, dai, siamo partiti uguali. Andiamo avanti. Gruppo C, Olanda, Ucraina o Ucraina che dir si voglia, Austria e Macedonia. Vai. Ucraina prima. E Olanda seconda. Non penso che l'hai messa uguale alla mia questa, dai. Io ho messo Olanda prima. Ok. E Macedonia seconda. Ok, mi piace. Andiamo al gruppo D. Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca. Chi ci hai messo come prima e come seconda? Croazia prima e Inghilterra seconda. Tu? Inghilterra prima e Croazia seconda. E Croazia seconda. Hai fatto il contrario mio. Va bene. Gruppo E, Spagna, Svezia, Polonia e Slovacchia o Slovacchia. Slovacchia. Che dir si voglia. C'è chi dice anche Slovacchia. Spagna prima e Polonia seconda. Spagna prima e Polonia seconda. Ok, bene. Gruppo F, ecco, ultimo e qua, gruppo. E qua sono i botti pesanti, ragazzi. Ungheria, Ungheria, che dir si voglia. Portogallo, che dir si voglia. Portogallo. Ungheria, Portogallo, Francia e Germania. Sono curioso di sapere chi ci ha messo come prima e come seconda. Francia prima e Portogallo seconda. Francia prima
e Germania seconda. Ok. E adesso dovete sapere che per la fase successiva mancano 4 squadre e saranno ovviamente le 4 migliori terze di ogni singolo girone. Esattamente. Io le andrei ad elencare proprio così. Vai. Dicendo poi a quale gruppo fanno riferimento. Allora, io ho scelto come migliori terze la Svizzera del gruppo A, la Macedonia del gruppo C, non la Macedonia della frutta, la Macedonia del Nord, la Scozia del gruppo D e la Germania del gruppo F. Io ho scelto la Svizzera del gruppo A, l'Ucraina o l'Ucraina del gruppo C, la Svezia del gruppo E e il Portogallo del gruppo F. E quindi abbiamo formato praticamente il nostro tabellone. Esatto. Allora, a me ci sarà Turchia-Russia, Italia-Macedonia, Olanda-Svezia, Belgio-Portogallo, Croazia-Polonia, Francia-Svizzera, Inghilterra-Germania e Spagna-Ucraina o Ucraina, che dir si voglia. Allora, a me Turchia-Russia come primo ottavo di finale, poi Italia-Olanda, Ucraina-Germania, Belgio-Svizzera, Inghilterra-Polonia, Francia-Macedonia, Croazia-Portogallo e Spagna-Scozia. Andiamo molto rapidamente. Nella prima partita, a me tra Turchia e Russia, ti dico che al turno successivo passa la Turchia. Ok. Tu? Anche per me passa la Turchia. Tu c'hai? Ci abbiamo Turchia-Russia, la stessa partita, anche per me passa la Turchia. Io poi c'ho Italia-Macedonia e secondo me passerà l'Italia. Io c'ho Italia-Olanda e per me comunque passa l'Italia. Alla terza partita io c'ho Olanda-Svezia e credo che passerà l'Olanda. Io c'ho Ucraina-Germania e passerà Germania. Belgio-Portogallo per me e credo che passerà il Belgio. Belgio-Svizzera e passa il Belgio. Croazia-Polonia per me e credo che passerà la Croazia. Inghilterra-Polonia e passa l'Inghilterra. Francia-Svizzera per me e credo che passerà la Francia. Francia-Macedonia e passa la Francia. Inghilterra-Germania e credo che passerà l'Inghilterra. Croazia-Portogallo e passa il Portogallo. Spagna-Ucraina, per me passa la Spagna. Spagna-Scozia e per me passa la Spagna. Quindi io ti leggo i miei quarti di finale e poi leggimi i tuoi. Quarti di finale: Francia-Croazia, Belgio-Italia, Turchia-Olanda e Spagna-Inghilterra. Allora, per me sono Francia-Inghilterra, Belgio-Italia, Turchia-Germania e Spagna-Portogallo. Allora, Francia-Croazia per me ai quarti di finale passerà la Francia. Francia-Inghilterra, secondo me passa l'Inghilterra. Belgio-Olanda per me passa... Belgio-Italia, scusatemi, per me passa l'Italia. Anche per me stesso quarto di finale, Belgio-Italia, stesso risultato, passa l'Italia. Turchia-Olanda per me passerà l'Olanda. Turchia-Germania per me passerà la Germania. Spagna-Inghilterra per me passerà l'Inghilterra. Spagna-Portogallo per me passa il Portogallo. E detto questo, andiamo alle due semifinali che sono rimaste. Prediction mia e prediction sua. Francia-Italia e l'altra è Olanda-Inghilterra. E tu? Francia-Italia e Olanda-Inghilterra. Tu? Per me Inghilterra-Italia e Germania-Portogallo. Francia-Italia, prima semifinale di questo europeo, per me passa l'Italia. Inghilterra-Italia, prima semifinale, e anche per me passa l'Italia. Olanda-Inghilterra, seconda semifinale, per me passa l'Inghilterra. Germania-Portogallo, seconda semifinale, Germania finalista. In finale per me Italia e Inghilterra. E per te? Per me Italia e Germania. Cioè, come abbiamo fatto a pronosticare tutte e due la finale dell'Italia? Chi vince questo europeo? Dillo prima te. Vince l'Italia. Per me vince l'Inghilterra. Per me l'Inghilterra può fare lo scherzetto quest'anno. Fu così che arrivò ultima, perché storicamente l'Inghilterra c'ha una squadra quest'anno che la fa paura.
fa paura. Mi auguro di sbagliare ovviamente e di gufarla per riuscire a vincere in finale. Fate i vostri pronostici, mi piace, commentate con di te.